stiamo riprendendo sia soprattutto con i territori, perché ovviamente i territori sono quelli che ricevono opere molto importanti, il lavoro da fare per arrivare quantomeno fino a Monfalcone con una velocizzazione completa, quindi da Venezia a Monfalcone. Al lavoro con RFI per migliorare e velocizzare il trasporto su rotaia, maggiore capacità e più velocità. Velocizzare la tratta, soprattutto fra Trieste e Venezia, è una questione annosa, ma i progetti ci sono. Ne ha parlato l'assessore infrastrutture e trasporti della regione Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, a margine della presentazione del treno ROC alla stazione di Trieste, il primo dei quattro che entreranno in servizio nel corso del 2024, per una richiesta complessiva della regione di 14 mezzi, che possono raggiungere la velocità di 160 km. Questo treno può raggiungere i 160 km orari, l'obiettivo di velocizzazione della tratta Trieste-Venezia, che è una delle principali chiaramente che attraversa la nostra regione, è di arrivare fino a 200 km di possibile velocità di un treno. Questo consente ovviamente di ridurre i tempi di percorrenza. Il lavoro, la prima fase è in corso da parte di RFI con fondi PNRR ed è proprio quella tecnologia che consente a questo treno, che ce l'ha già in pancia questa tecnologia, di poter aumentare la capacità sulla tratta e quindi anche la sicurezza ovviamente di chi la manovra e del treno stesso. Poi ci sarà un secondo lotto funzionale nel tratto veneto della linea, dopodiché ci sono Ponte di Latisana, Ponte sull'Isonzo e poi tutto il tema del Carso, sul quale la progettazione non c'è nemmeno, mentre negli altri casi, insomma, delle ipotesi progettuali ci sono già.